Buongiorno a tutti e a tutte, sono Donato Pirovano, insegno filologia e critica dantesca all'Università degli Studi di Torino. In questa mia lezione vi eh, parlerò proprio di filologia eh, dantesca e in particolare offrirò delle note preliminari circa il testo della Divina Commedia. Allo stato attuale delle ricerche di Dante non possediamo alcun autografo, nemmeno una firma. E la circostanza appare sorprendente considerato che poco dopo la morte divenne subito un autore canonico, quasi un classico. E infatti ci potremmo chiedere chi non avrebbe fatto di tutto per tenere in casa e custodire come una reliquia, come una veneranda reliquia, una particola di Dante. Per di più, Leonardo Bruni, che era, come sapete, cancelliere della Repubblica Fiorentina, a cent'anni dalla morte di Dante, Sostiene di aver visto degli autografi. Vi leggo proprio quello che dice Bruni. Fu, ovviamente Dante, ancora scrittore perfetto ed era la lettera sua magra e lunga e molto corretta secondo io ho veduto in alcune epistole di sua mano scritte. Dunque Bruni ci dice di aver visto delle lettere scritte da Dante e ci parla della sua grafia che descrive come magra, lunga e molto corretta. I cacciatori di autografi per secoli si sono impegnati a cercare Appunto, autografi danteschi con grande accanimento. Qualcuno ha anche tentato di barare facendo passare per autografo quello che non lo era. Comunque, la lancetta è ancora ferma allo zero. Cosicché, di Dante, come vi ho detto, non ci sono autografi e lui non può dunque entrare nei bei volumi degli autografi dei letterati italiani dove campeggiano con tanti eh, autografi Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio e dove ci sono anche autori più antichi, perché abbiamo autografi di Francesco d'Assisi e anche di Giacomo d'Alentini. Chissà se il futuro riserverà delle sorprese e potremo finalmente trovare almeno una firma di Dante. Ciononostante, le opere di Dante sono tramandate da moltissimi manoscritti, ben più di mille. La parte del Leone la fa ovviamente la Divina Commedia, che tra codici integrali e codici frammentari conta circa 850 testimoni manoscritti. E il divario con le altre opere è enorme. La Vita Nuova e il Convivio sono traditi da circa 50 manoscritti ciascuno, le Egloghe da nove, il De Vulgari Eloquenzia solo da tre manoscritti. Alcune epistole sono poi in attestazione unica. Della Questio de Acqua e Terra è rimasta solo una cinquecentina, e l'assenza di codici, oltre a un'argomentazione non propriamente congruente con la cosmologia del poema, ha ingenerato dubbi sulla paternità dantesca. Ma secondo gli ultimi studi pare che la questione sia proprio di Dante. Ma a noi qui interessa la Commedia. Allora, la tradizione della Commedia è intricatissima. L'inferno e il purgatorio circolavano quando Dante era ancora in vita. Abbiamo delle testimonianze esterne secondo le quali si può affermare con un certo margine di certezza che tra il 1314-1315-16, eh, allunghiamoci a 16, inferno e purgatorio erano conclusi e pubblicati. Il paradiso invece fu probabilmente pubblicato postumo, l'opera è finita, ma pubblicato postumo eh, ad opera dei figli e in particolare di Jacopo Alighieri. Ora di questa tradizione in vita, cioè delle prime due cantiche che circolavano già eh, prima della morte di Dante non è rimasto nulla, nessun manoscritto. Della prima tradizione post mortem, nulla. Fa eccezione un venerando manoscritto, il Conventi soppressi H. Ottavo 1012 che oggi è conservato alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che fu copiato entro il terzo decennio del 1300 dal notaio Andrea Lancia. E questo frammento oggi detiene il record di codice più antico del poema. Però il primato vale solo per la sua particola, che è circa il 2%, perché comprende soltanto una parte del ventiseiesimo canto dell'inferno, tutto il ventisettesimo canto dell'inferno e poi una parte del ventottesimo eh, canto dell'inferno. Ecco, potete vedere questo manoscritto, questa è la scrittura di Andrea Lancia e cominciate già a intravedere la mise en page tipica della Divina Commedia, o meglio dei primi codici della Divina Commedia, che è su due colonne con l'inizio di ogni terzina che rientra nel margine faccio scorrere qualche immagine vedete qua inizia il canto 27 il copista lancia ha lasciato qui lo spazio vuoto nel caso in cui si volesse aggiungere una eh, lettera iniziale rubricata e filigranata e questo è appunto eh, come vedete c'è anche la rigatura, proprio perché come avviene oggi nei fogli che compriamo, nei fogli di quaderno. Anche allora i copisti rigavano i eh, manoscritti eh, prima di iniziare il loro lavoro, in modo da, soprattutto per i codici in pergamena molto costosi, eh, che serviva. Le righe che servivano ovviamente per eh, una. Eh, calligrafia eh, e un ordine migliori. Allora questo appunto è il codice record, quello più antico. Però abbiamo detto circa il 2% della Divina Commedia. Il record allora del codice integrale, cioè tutta la Divina Commedia più antico, lo detiene il codice Ashburnamiano, nome un po' complicato perché apparteneva a un Lord inglese, Lord Ashburnam, che ha il numero 828 e che oggi si trova alla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze. Non a caso questo codice è chiamato l'antichissimo. In bibliografia vi ho indicato il sito Dante Online. Facendo questo percorso, quindi andando su manoscritti, manoscritti della Divina Commedia, eh, che si possono visualizzare, potete anche visualizzare alcuni eh, dei codici. Vi ho detto che sono più di 800. Allora, l'Ashburnham 828 è questo qui. Facendo questo percorso si può vedere il codice. Eccolo qua. Questo è il cosiddetto antichissimo e questo è l'inizio dell'inferno. Come vedete abbiamo ancora una impaginazione su due colonne con la prima terzina, con l'inizio la prima terzina con lettera n eh, rubricata e eh, filigranata in grande e l'inizio di ogni terzina come vedete rientra nel margine sinistro con anche questo segno qui che sembra una c è alternatamente rosso e blu e questo segno si chiama paragrafo, eh? tanto è amara che poche più morte, ma per trattare del ben che io vi trovai dirò delle altre cose che io vo' scorte, eccetera. Ehm, questo è dunque l'antichissimo. Altri codici molto antichi... Allora, non vi ho detto la data dell'antichissimo, siamo intorno al 1334 e è eh, un manoscritto che è stato copiato a Pisa. Altri codici molto antichi e che sono di quegli anni sono il codice landiano 190 della Biblioteca Comunale di Piacenza landiano perché la biblioteca comunale si chiama Passerini Landi che è stato copiato nel 1336 da Antonio da Fermo e il bellissimo Trivulziano 1080 della biblioteca Trivulziana di Milano opera del calligrafo Francesco di Sernardo da Barberino Andiamo a vederli. Allora, il Landiano lo trovate ancora in Dante Online. Andando avanti nella tabella: ecco qua, Piacenza, Biblioteca Comunale. Si conosce anche il nome del copista, Antonio da Fermo, dunque un marchigiano. Tra l'altro il codice dovrebbe essere stato copiato a Genova. E qui trovate il landiano. Ancora una volta vedete l'impaginazione su due colonne tipica. Di questi eh, manoscritti della prima tradizione dantesca, e come vedete viene lasciato un grande spazio bianco che doveva servire al rubricatore per la N. Il rubricatore non è il copista e interviene in un momento successivo. Nell'Andiano, però, questa rubrica non è mai stata eh, scritta. Per vedere invece il eh, Trivulziano 1080 trovate comunque l'indicazione in bibliografia, dovete fare un percorso diverso ed è Grafiche in comune, comune di Milano, ecco qui avete i codici eh, della ehm, Tribuziana. Se qui scriviamo TRIV 1080, troviamo il nostro codice tribuziano. La legatura è ottocentesca ed è eh, stata messa dal suo possessore il marchese Trivulzio, poi qui trovate anche gli stemmi della tribuziana, e qui abbiamo eh, la prima pagina, vedete è davvero un calligrafo eh. Guardate la scrittura che è molto diversa, l'avrete riconosciuta da quella dell'antichissimo, perché la scrittura dell'antichissimo è una littera textualis, che era la scrittura propriamente libraria. Invece questa scrittura qui è la corsivo cancelleresca. Allora trovate la rubrica in rosso, poi come vedete la prima lettera non solo eh, filigranata e rubricata, ma anche con un'immagine, Dante e Virgilio nella selva, e poi l'inizio appunto dell'inferno. Però il maestro delle figi domenicane, che è colui che ha illustrato i frontespizi di questo codice, vuol dire che ha illustrato l'inizio dell'inferno. L'inizio del Purgatorio e l'inizio del Paradiso, come vedete, allunga con eh, immaginando un albero, no? Allunga la sua immagine e qui trovate Dante assalito dalla lupa. Più sotto ci sono gli altri animali. Vedete come se fosse una sorta di fumetto, quindi Uh, un'immagine continua, qui è Dante con la lonza, qui trovate Virgilio quando soccorre Dante, ma trovate Dante disteso per terra, nella selva, cosa che non c'è nel testo dantesco. Questo perché l'illustratore, eh, che diventa anche una sorta di commentatore, si prende una libertà di esecuzione. E questo, abbiamo detto, è il bellissimo Tribuziano eh, 1080, anche del Tribuziano 1080, che è stato copiato nel 1337, abbiamo ehm, il nome del copista. Si chiama Francesco di Sernardo da Barberino, dunque un toscano. Ed è appunto in questi anni quindi negli anni 30 del 300, che inizia una produzione seriale della commedia, con caratteristiche ben riconoscibili. Uso della pergamena, taglia medio grande, più o meno una misura simile a un nostro foglio A4, impaginazione a due colonne, come avete visto scrittura corsivo-cancelleresca, che è predominante, presenza di miniature ed iniziali colorate, eccetera. Evidentemente la domanda del pubblico era molto alta se c'è una produzione seriale e le attese dei lettori consigliavano una tipologia libraria comune e riconoscibile. E guardate che non è un capriccio antico. Anche noi oggi, quando eh, cercavamo e cerchiamo i libri di eh, Camilleri che riguardano il commissario Montalbano, ci immaginiamo il formato Sellerio. Anche noi oggi, se volessimo pubblicare una raccolta di poesie, non chiederemmo all'editore un... Eh, formato grande tipo catalogo di storia dell'arte. Ecco, su questi codici, su questa produzione seriale eh, della Divina Commedia diffusa a Firenze tra il 30 e il 40 e comunque prima della Peste Nera, c'è una simpatica testimonianza di un letterato del 500 che si chiama Vincenzo Borghini la leggo gli scrittori di quei tempi ecco per scrittori dobbiamo intendere i copisti furono per la maggior parte persone che ne tenevano bottega aperta e vivevano di scrivere libri a prezzo e si conta di uno si racconta di uno che con cento danti che egli scrisse maritò non so quante sue figliole. Allora, un copista, eh, secondo il Borghini, ha copiato cento volte la Divina Commedia in modo simile, ovviamente, e questa, eh, questo lavoro così intenso gli è servito per fare la dote alle figlie. È una testimonianza simpatica. Ovviamente considerato il tempo che ci voleva per copiare la Divina Commedia, dai 3 ai 6 mesi di lavoro, eh, non è possibile credere che qualcuno abbia copiato 100 volte quel eh, poema, però qualcosa ci dice. Ci dice che c'era una produzione seriale, che c'erano botteghe di scrittura, atelier di scrittura in cui Dante veniva continuamente copiato e guardate, che allora l'editore non, non c'era la stampa, non tirava tante copie immaginando poi di venderle, non c'erano le ricerche di mercato, si copiava solo a cottimo, su domanda. Per cui vuol dire che la domanda era molto alta. In questo periodo, che è detto anche Danti del 100, no? proprio perché, eh, come ci ha detto Borghini, c'era qualcuno che le ha copiato 100 volte, quindi è nata questa formula Danti del 100. Guardate che abbiamo circa 80-85 codici eh, di questa produzione, quindi ben, eh, sono tanti. In questo periodo, e siamo tra il 1330 e il 1340, a Firenze dunque nasce il mito di Dante. Protagonisti della promozione dell'illustre cittadino sono alcuni appassionati cultori, per lo più notai, dei quali oggi si comincia a intravedere qualche profilo. Uno l'ho già nominato, è Andrea Lancia. Un altro è l'anonimo autore del cosiddetto Ottimo Commento, che non è più il Lancia, come alcuni ritenevano. Lancia ha fatto un commento tutto suo. Un altro è chiamato Amico dell'Ottimo, proprio perché non conosciamo i nomi si usano delle formule che eh, si ricavano anche dalla storia dell'arte. Questi cultori di Dante non si accontentano solo di copiare e di diffondere il poema e le altre opere di Dante, almeno le rime e la vita nuova, ma si spingono anche a spiegare la Divina Commedia come dimostrano appunto i loro commenti e in alcuni casi gli apparati di glosse. Questa del commento comunque è un'esigenza avvertita subito, cioè la Divina Commedia nasce come libro che ha bisogno di essere commentato. Se il primo commentatore, Jacopo Alighieri, che è uno dei figli di Dante, ha lavorato quasi subito a commentare l'opera del padre, subito dopo la morte di Dante, tra il 22 e il 23. Ma in quegli anni lì, subito dopo la morte di Dante, addirittura a Bologna, Giacomo della Lana, licenziatus in artibus et teologia, e eh, quindi noi oggi diremmo laureato in arte e teologia, Ehm, commenta tutto il poema di Dante. Ora, l'icastica poesia dantesca favorisce però un altro tipo di commento, che è il commento figurato. Quindi non solo un commento testuale, ma anche un commento figurato. E abbiamo visto eh, prima sul Tribuziano 1080, le immagini di un grande miniatore che è il maestro delle effigi domenicane, ovviamente anche di lui non conosciamo il nome per cui lo chiamiamo con questa formula. Un altro grande miniatore è Pacino di Buona Guida, il quale detiene oggi il record dei codici miniati del poema, che sono ben eh, 26. Alcuni di questi codici hanno un ricco corredo decorativo. Per esempio il codice Palatino 313, che si trova alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ha 37 miniature, soprattutto dell'inferno. 32 sono dell'inferno, le altre del purgatorio e del eh, paradiso. Questo cosa significa? Che la Divina Commedia nasce anche come libro da illustrare. E diviene presto un classico, ma anche un testo da illustrare. E non a caso, poi, nel corso dei secoli, in tanti, tra cui anche importanti artisti, pensiamo per esempio al Doré, pensiamo al Dalí, si sono cimentati nell'impresa di illustrare il poema. Ma negli anni 40, in cui nasce appunto questo mito di Dante, avviene un fatto importante. Da Napoli rientra in Toscana Giovanni Boccaccio. Boccaccio trova subito un ambiente imbevuto di Dante come una spugna. E lui ci si immerse con passione e con entusiasmo e si distinse grazie al suo non comune ingegno. E grazie a Boccaccio se il culto di Dante spiccò il volo. Boccaccio cercò notizie, raccolse testimonianze si impegnò in prima persona nell'attività editoriale. Copiò quattro volte La Vita Nuova, di queste sue edizioni ne possediamo due, e tre volte La Divina Commedia. Scrisse una biografia dantesca e in tarda età lesse Dante. Pubblicamente, è l'inizio della lettura Dantis, che anche oggi va di moda, lesse Dante pubblicamente nella chiesa di Santo Stefano in Badia, ben pagato dal comune di Firenze. Comune che ha incaricato Boccaccio su pressione dei cultori di Dante. Eh, che volevano che qualcuno di autorevole commentasse Dante e addirittura lo commentasse in chiesa. Allora Boccaccio non è un copista professionista, eh, non è come Francesco di Sernardo da Barberino o come gli altri che avete visto, ma è un copista per passione, però con una cultura grafica ed editoriale invidiabili. Sapeva scrivere sia in lettera textualis, sia in corsivo cancelleresca, anche in mercantesca, quindi conosceva più grafie. Però, e questo non lo possiamo pretendere, Boccaccio non è un amanuense passivo, è un editore che lasciò un'impronta marcata nella tradizione di Dante. Ecco, pensiamo alla vita nuova. Ecco, nei suoi manoscritti Boccaccio stacca le cosiddette divisioni, cioè il commento che Dante fa ai suoi testi e le mette in margine. Capite che è un'operazione editoriale rilevante. E lo è stata se considerate che la maggior parte dei codici della vita nuova sopravvissuti derivano proprio dai capostipiti del boccaccio. E dunque, per secoli, finché Barbie non ha fatto l'edizione della vita nuova, possiamo dire, edizione critica della vita nuova, la maggior parte dei lettori ha letto la Vita Nuova non come l'aveva progettata Dante, ma come la ridisegnò il Boccaccio. Passiamo alla commedia. Mi ho detto che Boccaccio copia tre volte eh? la Divina Commedia. Contro la prevalente mise in page, oggi potremmo dire se volete anche layout di pagina, no? con termine che deriva dal Word che anch'io ho qui davanti. Boccaccio sceglie di copiare il poema su un'unica colonna. Vi faccio vedere un esempio prendendolo sempre dal Dante Online, allora il tribuziano lo lasciamo. Qui nel Dante Online trovate uno dei tre manoscritti di, di eh, Boccaccio che è il riccardiano 1035 eccolo qua riccardiano perché è conservato alla biblioteca riccardiana di Firenze ecco e siamo all'inizio dell'inferno allora qui Vedete l'inizio dell'inferno, questa è la scrittura di Boccaccio, è una lettera textualis, piuttosto morbida, ma vedete come Boccaccio ha scelto una impostazione editoriale completamente diversa da chi lo aveva preceduto, perché copia il poema su una sola colonna lasciando molto spazio bianco e quindi, essendo un codice in pergamena, il costo era molto alto. I motivi per cui Boccaccio scelse di operare in questo modo non sono chiari. Eh, è chiaro il desiderio di creare una nuova impostazione editoriale. Ma perché lasciare così spazio bianco? Eh, probabilmente dovuto al desiderio poi di aggiungere delle glosse di commento o eh, commento vero e proprio. Comunque, Boccaccio... Eh? Eh, fu decisamente il ehm, l'editore che influenzò maggiormente i codici del tardo Trecento e molti dopo di lui seguirono il suo modello. Questo ha portato poi a delle scelte editoriali ben precise sulle quali parleremo alla fine. Nella tradizione della commedia ben 293 testimoni, di quegli 850 circa, sono trecenteschi. E se calcolate che gran parte del, dei manoscritti sono andati perduti, eh, pensate che non abbiamo manoscritti né della tradizione in vita né dei primi anni dopo la morte di Dante, dovete calcolare la grande fortuna. Eh, che Dante ha avuto già nel Trecento. Tantissime altre opere, tantissimi altri codici, si diffondono nel secolo successivo, nonostante gli umanisti. Nonostante una netta scelta, a volte fin troppo rigorosa, degli umanisti per il latino, la Divina Commedia continua ad essere copiata. E la Divina Commedia è anche uno dei primi testi ad andare in tipografia. Nel 1472, quindi circa vent'anni dopo la cosiddetta invenzione della stampa caratteri mobili, da parte di Gutenberg, nello stesso anno 1472, vengono stampate in tre città diverse le prime tre principes della Commedia. L'edizio princeps è la formula che indica la prima edizione a stampa di un'opera. La prima di queste, a Foligno l'11 aprile la seconda a Venezia il 18 giugno e in un giorno imprecisato comunque sempre nel 72 un'altra a Mantova. La Divina Commedia è la prima opera di Dante ad approdare in tipografia. Solo il convivio vanta un incunabulo. Incunabulo vuol dire una edizione a stampa del 400, perché il convivio venne stampato a Firenze nel 1490. Tutte le altre opere devono attendere il 500. Le rime vengono stampate nel 1518 e poi nella famosa giuntina di rime antiche, che è una miscellanea di vari autori eh, antichi, 1527, il De vulgari Eloquenzia nel 1529, con anche il volgarizzamento del trissino, eh, noto anche perché tentò vanamente di applicare una riforma alfabetica, no? introducendo la distinzione tra la e e la o, aperta e chiusa. Le Epistole nel 1947, la monarchia nel 59, la Vita Nuova addirittura nel 1576. Questo è strano, perché una delle opere che oggi riteniamo eh, più note di Dante e più lette di Dante, la Vita Nuova, deve attendere circa 100 anni eh, prima di approdare a una stampa. Eh, le egloghe ebbero una fortuna tipografica tardiva perché una princeps parziale è del 1719 e poi del 26 e quindi, eh, come vedete, anche in questo campo della stampa è la Divina Commedia a fare la parte del leone perché dopo le principes si susseguirono. Si susseguirono tantissime edizioni a stampa. In particolare eh, ebbe un ehm, valore culturale importante la Cinquecentina eh, 1502 di Aldo Manuzio curata da Pietro Bembo. L'illustre editore si servì di un codice molto famoso che trovate eh, nei codici digitalizzati della Vaticana. È il Vaticano latino 3199. Perché è un codice molto famoso? Perché era stato comprato da Boccaccio, è di una biblioteca fiorentina, per essere regalato all'amico Petrarca che, Evidentemente nella sua biblioteca non teneva una Divina Commedia. Questo codice, sul finire del 400, divenne di proprietà di Bernardo Bembo, padre di Pietro, e Bembo ha lavorato su questo codice per la sua edizione, eh? per la. Aldina, come si dice, visto che è stata stampata da Aldo Manuzio, eh, del 1502. È un'edizione che ha fatto scuola, perché per tutto il 1500 il testo di Bembo è stato il testo dominante, nonostante qualche riserva, qualche tentativo di cambiamento. E fu dominante fino al 1595, quando l'Accademia della Crusca, e questo è interessante perché è una sorta di impresa collettiva, eh, propose un nuovo testo della Divina Commedia. Eh? Ma nel 500 avviene un altro fatto che dobbiamo ricordare. 1555. A Venezia, nella tipografia di eh, Giolito, che tra l'altro era di Trino Vercellese, viene stampata una edizione della Divina Commedia in formato piuttosto piccolo, in ottavo, così come era l'Aldina. Immaginatevi più o meno il formato di un Meridiano, di un Oscar, insomma. Viene stampata una commedia che. È affidata come testo, come preparazione del testo, a un letterato che si chiama Ludovico Dolce. Ecco, il Dolce, per la prima volta, mette il titolo Divina Commedia. Quindi, quel titolo lì, che non è Dantesco, di solito il poema era chiamato Commedia, eh? abbiamo visto nei primi manoscritti il Bembo addirittura lo chiamò in maniera anche forse un po' esagerata le terze rime di Dante titolo che non ha avuto assolutamente successo. Bene, il titolo che conosciamo oggi, il più diffuso, la Divina Commedia è un titolo del 1555 messo dal Dolce in questa edizione giolitina e Deriva da una formula che però si trova già nel trattatello in laude di Dante di Boccaccio, cioè quella biografia che Boccaccio scrisse eh, per onorare il poeta. Capite perché è intricata la tradizione della commedia? Perché man mano che ci si allontana dalla sorgente più il testo eh, viene in un certo senso corrotto. E la nuova filologia, quella che nasce tra 7 e 800, sicuramente avrete sentito il nome di Karl Lachmann, cioè la nuova filologia che tenta di ricostruire, di ritornare al testo originale, eh, deve fare uno sforzo immane, in, in assenza appunto dell'autografo, per ricostruire eh, la tradizione della commedia. Perché uno sforzo immane? Perché le testimonianze sono tantissime. Abbiamo detto più di 800. E il poema è molto lungo. Il metodo degli errori si basa all'inizio sulla recensio, cioè sulla raccolta di tutte le testimonianze. E qui direi che siamo ben messi perché tranne forse qualche eh, codice. In qualche biblioteca privata o in qualche archivio ancora inesplorato, direi che la recensio della Divina Commedia è quasi completa. Ma il problema è la collazio, cioè il confronto di tutti i codici per cercare di risalire attraverso il metodo degli errori a quello che doveva essere il testo originale di Dante. E però, è un lavoro immane, visti non solo le testimonianze, ma anche i manoscritti che via via si diversificano, no? Ecco che dunque per la Divina Commedia sono state cercate delle scorciatoie, cioè dei metodi che ancora oggi non prevedono come dovrebbe essere secondo il metodo di Lachman in purezza. Non prevedono il confronto totale di questi codici che nessuno ha mai fatto e che magari un giorno un calcolatore potrà fare delle scorciatoie. Ora con il metodo dei loci critici cioè andare a selezionare i codici almeno su determinati errori, eh, e fu un metodo che si diffuse nell'Ottocento, che però doveva essere solo preparatorio e che qualcuno oggi invece ha usato, oppure un altro tipo di scorciatoia. E veniamo proprio su questo ultimo metodo perché... Con questo noi poi concludiamo questa eh, lezione. Quando noi oggi compriamo la Divina Commedia, probabilmente compriamo ancora una Divina Commedia basata sul testo di Giorgio Petrocchi, Benemerito filologo studioso di Dante. Petrocchi lavorò. Per conto della società dantesca italiana dietro di lui c'era l'ombra rassicurante di un grande filologo gianfranco contini che allora era presidente della società dantesca italiana e preparò la sua edizione negli anni Sessanta e uscì poco dopo il centenario della nascita di dante cioè tra il 1966 e il 1967. Qual è la scorciatoia seguita da Petrocchi? Allora, innanzitutto il titolo si chiama La commedia secondo l'antica vulgata. La scorciatoia di Petrocchi è quella di riconoscere un'antica vulgata, vuol dire tirare una linea e sbarrare orizzontalmente la tradizione. Cioè Petrocchi considerò per la sua edizione solo i codici precedenti il lavoro di Giovanni Boccaccio, nella consapevolezza che Giovanni Boccaccio proprio perché, come abbiamo visto, è un copista per passione, interventista, ha inquinato la tradizione della commedia. Secondo i calcoli di Petrocchi, tirata questa linea, che approssimativamente coincideva col 1355 data... Secondo lui, del codice oggi conservato a Toledo, che è il primo dei tre eh, copiati da Boccaccio, secondo Petrocchi, dentro questa linea ci sono 27 manoscritti e lui ha lavorato su tutti quelli. Ha fornito, direi, un testo pregevole e ha fornito l'apparato, cioè le varianti escluse dando modo dunque agli specialisti di capire i motivi dell'esclusione e dell'inclusione. Ora però ci sono, a distanza di 50 anni, due problemi molto seri. Il primo, a detta dei paleografi è adetta dai codicologi, cioè coloro che studiano le scritture antiche e che studiano i manoscritti come manufatti, se anche volessimo considerare la linea tracciata da, Bocca, da, da Petrocchi, i codici non dovrebbero essere 27 ma 85. Capite che allora tutto l'impianto tutto lo stemma codicum disegnato da Petrocchi salta. Ma poi c'è un altro problema. È stato dimostrato, direi anche con argomentazioni persuasive, che Boccaccio non ha inquinato la commedia, che il lavoro di contaminazione e il lavoro di corruzione del testo sono indipendenti da lui e sono già evidenti, per esempio, in quel manoscritto 3199, Vaticano Latino 3199, che lui aveva comprato da regalare a Petrarca. Ecco che allora, dal punto di vista metodologico, il lavoro di Petrocchio, un lavoro davvero meritevole, eh? non tiene più. Ecco perché allora ci sono stati, soprattutto in tempi recenti, cito Antonio Lanza, cito Federico Sanguinetti, cito Enrico Malato, cito Giorgio Inglese, ma anche Paolo Trovato che ha pubblicato qualche saggio e eh, fra, eh, annuncia fra poco una nuova edizione eh, della Divina Commedia. Allora capite perché... Eh, siamo in un cantiere di lavoro. Il testo Petrocchi è stato un testo rassicurante, ha fornito la vulgata sulla quale noi abbiamo eh, studiato, abbiamo imparato Dante, ma è molto probabile che fra qualche anno ci sarà un nuovo testo della Divina Commedia. Non aspettiamoci grandissimi cambiamenti, però di fronte a un gigante come Dante, anche una virgola è un cambiamento. Grazie.